tanti episodi di razzismo e di discriminazioni e minacce pesanti dovute a questo attentato gravissimo. Non devono prendersela con i cittadini arabi. Minacce di che tipo, scusi? Minacce, basta vedere Facebook come vanno a definire gli arabi e i musulmani oggi. Si definiscono. Minacce di che tipo? Tutti siete uguali, fuori dalle palle, avete rovinato l'Europa, le donne sottomessi e via dicendo. Quindi insulti, diciamo. Insulti pesanti, ma anche minacce dove noi sappiamo dove state e state attenti con le vostre attività. Si attende un'escalation? No, io sono tranquillo per l'Italia e dico a quelli che stanno minacciando i cittadini arabi, musulmani, noi siamo qua, io sono qua con la mia faccia, faccio il medico, sono consigliere dell'ordine da tanti anni, non devo dimostrare tutte le mattine che condanno questi atti, ma vogliamo una convivenza perché siamo i primi a difendere l'Italia. Quando torniamo nei nostri paesi non facciamo altro che parlare della cultura italiana e della cooperazione italiana. Finché questi estremisti, anche mediaticamente, utilizzano episodi di razzismo contro noi, purtroppo vengono gli assassini e vengono gli estremisti perché vogliono uno scontro di civiltà. Noi non vogliamo uno scontro di civiltà. Uno scontro di religione. Uno scontro di civiltà, di religioni. Viva l'Italia, viva la Francia. Grazie. Il fanatismo purtroppo esiste non nel mondo. Sono alcuni fenomeni di fanatismo che come questo ultimo tipo di fanatismo purtroppo che noi condanniamo è un fanatismo nasce per fini politici ed economici proprio per chi sostiene questo fanatismo. Così, va bene. Ci sono allora, alcuni paesi che si finanziano però questi si estremisti ecco, brava. Certo prima stai così e loro adesso cominciano a lanciare attentati o a lanciare degli episodi gravi tipo quello che è caduto ieri per dire ai giovani loro mirano di arruolare giovani con difficoltà di identità, con disagi economici, con persone che non sono seguite dalla società e dalla comunità nei paesi europei e loro cercano di coinvolgerli dicendo noi vediamo tutto ma dovete fare quello che vogliamo qui. Questo vuoto della politica può portare ad attacchi in tutta Europa ancora? Purtroppo sì, perché l'attacco, il voto politico creato dopo le prime vere arabi ha consentito a questi movimenti estremisti, isolati, scheggi, impazziti, a riempire un voto che dopo la Libia, dopo l'Egitto, dopo la Tunisia, nello Yemen sicuramente non c'è nessuna forza internazionale a riempire questo voto e in conseguenza loro agiscono di comodo loro, senza controllo e facendo anche atti terroristici nei confronti dei musulmani stessi, contro le donne, quante donne sono arrestate, quante donne sono violentate, quanti bambini che vengono proprio istruite a fare... La comunità araba denunciate quanto accaduto e state subendo degli attacchi, c'è stata un'estremizzazione. Una radicalizzazione dello scontro politici, perché se un partito politico crede nell'integrazione non va a radicalizzare lo scontro, sicuramente. Quello è noi. E purtroppo anche alcuni deputati mirano a prendere qualche percentuale in più dal punto di vista elettorale. Lei teme per l'Italia? Cosa crede che... No, io l'Italia secondo me
è molto tranquilla la situazione perché conosciamo le nostre comunità, solo le istituzioni non devono lasciarci da soli. Diceva che aveva già denunciato la presenza di 50... Ma 50 italiani che sono andati in Siria a combattere. Aveva già denunciato. È un anno fa. È uscito su tutte le agenzie. E nessuno ha fatto niente. Non è stato ascoltato. No, purtroppo è inascoltato. Io quando l'anno scorso l'ANSA mi chiese di fare questa cosa, avevamo chiesto alle comunità e non è stato fatto niente. In che modo la politica locale dovrebbe poi tutelare anche i musulmani in Italia? Deve coinvolgere le comunità e le associazioni di più. Questo è l'importante. Cosa che non accade? No, allora il 70% delle comunità e le associazioni che esistevano in Italia non ci sono più, perché non sono sostenute. Siamo in diretta, la rifacciamo in diretta per me. Prego. Guarda, aspetta, fallo sta cosa perché altrimenti non si riesce a fare. Passa un po' la mano, no? Si vede in viso, passa un po'. Il posto mette abbassata. Facciamo una organizzandoci per avere l'ambasciata alle spalle? Sì. Allora giriamo. Attenzione. Attenzione. Tutta. Attenzione. Cambiamo posizione. Permesso. Tutta. Ma facciamo, arrendiamo un po' di ciò, facciamo, se no non è già. Stiamo a distendere un pochino, filo. Che facile tutti gli inizi. La nostra impressione italiano, ecco, vieni qua, ecco, ho fatto una foto, vada, vada, ti volevo chiedere una cosa, qui si mette una cosa, Mauro, è uno fa Sì, ma io ho capito, signor Comitato, questo è lo scritto del... Ah, soltanto è quello che è successo, continueranno a resistere con noi, tutti quelli che stanno a manifestare. Questo non lo rompico io, ma 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 però basta che non mi fate cascare, che già sono mezzo azzoppato io.
Caduti. Sì, viene un po' male. Sì, grazie. Ecco, abbiamo... Sì, sto un attimo. Chiedo scusa perché ci manca il foglio con tutte le adesioni, sono tantissimi, vi vogliamo leggere tutte le adesioni. Sono adesioni di solidarietà, di partecipazione intensa, diretta, senza particolarismi, ma manifestazioni di solidarietà di chi vuole la pace, vuole la vita delle persone, vuole il libero esercizio del diritto di espressione di tutte le persone nel mondo, in ogni angolo del mondo. E questa è la ragione per la quale io credo ad un appello che nasce da giornalisti. Ci sono migliaia, centinaia di cittadini in tutto il mondo, oggi in tutte le città del mondo c'è questo cartello, c'è questo manifesto. Je suis Charlie, io sono Charlie. Siamo tutti di questo giornale satirico che magari in Francia non piaceva a tutti, forse che era vissuto con qualche indifferenza da taluno, e nessuno poteva immaginare che questi colleghi, questi signori, queste persone per bene, abituate a fotografare con la loro fantasia, affidata alla penna, con la loro immagine, con il loro pensiero, catturando espressioni anche irriverenti, idee e valutazioni che muovevano e muovono persone a mettersi insieme piuttosto che a esercitare un pensiero critico, ma a esercitare soprattutto quello che si chiama spirito pubblico, che è ciò che serve per la vita della democrazia, per la vita della, per le vite della comunità, di qualsiasi comunità civile in ogni angolo del mondo. In ogni angolo del mondo. Allora, le esecuzioni barbare di ieri sono esecuzioni, non hanno altre motivazioni, sono esecuzioni terroristiche senza aggettivi e senza aggettivi condannabili, esecrabili, che muovono la pietà, muovono la solidarietà, ci portano ad esprimere cordoglio. Fra poco vi offriremo anche un qualche elemento di riflessione che noi vi proponiamo d'intesa con la Federazione Internazionale dei Giornalisti, con decine e decine di associazioni del movimento della società civile italiana, di quel mondo plurimo che anima la nostra vita comunitaria, il mondo del lavoro, il mondo del volontariato, il mondo delle persone impegnate nella scuola, nella solidarietà per aiutare chi a scuola non ci va o non ci può andare, per il recupero scolastico, per chi sta vicino ai carcerati, vicino ai diseredati, vicino a chi soffre. Sono tutte situazioni che meritano e devono avere più luce dalla stampa anche, certo, e anche con maggiore capacità a volte di penetrazione per garantire ragionamento e non solo folklore. Oggi purtroppo altro che folklore, siamo qui per una grande, grande tragedia, immane tragedia, una tragedia che ci interpella, ci scuote, provoca la nostra indignazione ma anche la nostra reazione. La cosa più bella di queste tre giornate, di queste due giornate tragiche, in cui di bello sembra non ci possa essere, a Trieste, sabato ci saranno a Milano, domenica chi potrà, alle 12 sarà a Parigi, per una grande sfilata internazionale, ecco la signora Camus, nella quale i sindacati, purtroppo abbiamo la tecnologia di cui disponiamo è questa, è un po' povera, è un incontro che è anche di silenzio in effetti, mettiamo qualche parola perché ci sentiamo magari se possibile tutti più connessi tra noi, come si dice oggi, ma già il silenzio in qualche modo e le fiaccole accese, credo ce ne sono ancora, probabilmente che potete prendere laggiù, sono una luce che si apre.
con un messaggio che io penso sia qualcosa di più di un simbolo. Credo che dobbiamo dire alcune cose. Dicevo che siamo di fronte ad un atto di terrorismo senza pari, un'esecuzione di 12 persone che sono intente al loro lavoro pacificamente, liberamente, ci lascia sgomenti e senza parole. E ci dice anche che il terrorismo, questo tipo di terrorismo, si può nutrire di mille colori, ma è un terrorismo senza aggettivi, è negazione delle ragioni della vita, a favore delle ragioni della morte, e non c'è ragione filosofica o di fede che lo giustifichi o lo confermi, che in qualche modo ne renda plausibile l'esercizio di questi atti. Ma allora se questo terrorismo è negazione della vita e non ha aggettivi, va combattuto, come stiamo facendo in tutto il mondo oggi, in tutte le piazze del mondo in cui ci sono stati incontri come questo, va combattuto senza aggettivi né giustificazioni, né cercando di criminalizzare altri in ragione di categoria di appartenenza, per fede politica o religiosa, per condizione sociale o etnica. Le spietate esecuzioni contro i colleghi di Charlie Hebdo, contro uomini della sicurezza, lavoratori, innocenti in una parola, sono un dolore enorme per tutte le persone del mondo che vivono e credono nella libertà. È un atto terroristico orrendo di fronte al quale leviamo la nostra indignazione, la nostra voce di libertà che accendiamo ancora di più in questa sera, in questa serata, che è già più luminosa di quanto il buio della sera non dica. E insieme qui c'è una manifestazione che è di cordoglio, di silenzio, di pietà. Direi proprio, anzi, che il primo atto che dobbiamo fare adesso è proprio quello di stare un minuto tutti insieme in silenzio, e poi riprendiamo a dirci qualche cosa tra di noi, per provare a stare meglio insieme e dare un messaggio a tutti che insieme, ecco, si può uscire da queste situazioni e che le voci non si spegneranno, anche se la tragedia che abbiamo subito è immane. Un minuto. Un minuto di silenzio. Ecco. Leviamo le nostre mani adesso, sì, giusto. Perché questo momento di cordoglio è il momento del nostro pensiero innanzitutto, delle nostre condoglianze più sentite ai familiari, ai colleghi, agli amici delle vittime. Queste nostre fiaccole qui, davanti all'ambasciata di Francia, sono il segno del nostro cordoglio, sono il segno della nostra solidarietà al popolo e alle istituzioni della democrazia francese, fondata sui tre principi centrali della democrazia moderna. L'abbiamo detto prima: liberté, égalité, fraternité. La piazza è piena, eh? È piena proprio la piazza. Sono single per troppo tempo. Permesso? Scusa.
C'è il problema islamico in Italia, soprattutto al nord, come qualche politico sostiene? Credo che in questi casi bisogna appunto evitare semplificazioni ed evitare di alimentare paure. Credo che sia sbagliato e sia pericoloso in questa fase. Credo che far prevalere la responsabilità significa affrontare i problemi, non far finta che l'integrazione è un fatto naturale, non si è solidali, diciamo così, d'animo, bisogna creare le condizioni, combattere le ingiustizie che ci sono e anche affrontare i problemi, perché lo scontro a volte tra italiani e stranieri nasce anche dai disagi che chiunque vive, compreso dai disagi che è italiano sta vivendo, e quindi combattere le ingiustizie è la condizione, credo, per mettere nelle condizioni tutti di poter vivere dignitosamente con il lavoro che fanno. Scusi, segretario, una domanda. Non sappiamo dietro questa matrice terroristica. Credo che chi rappresenta dei lavoratori sa che il diritto di difendere la possibilità per ognuno di battersi per le proprie idee democraticamente è un punto decisivo. Non è a caso, non voglio fare forzature, ma in Italia noi ci stiamo battendo per estendere lo statuto dei diritti dei lavoratori a tutti, proprio per difendere la dignità e la libertà delle persone e perché nessuno possa essere discriminato per le idee, per i pensieri, per le fedi e anche per le religioni che può professare o in cui può credere. Il punto con cui bisogna fare i conti è che il livello anche di ingiustizie che si sta determinando è molto grave e penso che da questo punto di vista occorra anche alimentare l'integrazione. In questo è indubbio che la scuola può svolgere un ruolo molto importante, ma allo stesso tempo penso che non bisogna sottovalutare anche i processi globali, economici che stanno avvenendo, in cui le ingiustizie si stanno allargando troppo. Questo non vuole giustificare nulla, perché è chiaro che rispetto ad atti terroristici e violenti da qualunque parte si vengono sono inaccettabili sotto ogni punto di vista e visto che il rischio di fronte a atti di questo genere è quello di ridurre gli spazi di democrazia per tutti, io all'opposto penso che noi dobbiamo invece batterci perché la risposta deve essere a atti terroristici di questo genere quello di allargare, di rafforzare ancora di più la democrazia e la partecipazione delle persone. Grazie. Possiamo, segretario, solo un istante, scusi, prendo conto che abbiamo fatto un po' tardi. Oggi in tanti hanno scritto e hanno detto che è già in atto una guerra, che è un'espressione forte in questa fase storica. Lei, per quanto sia complicato da lontano giudicare, ritiene che alla luce del quadro che si è venuto a delineare sia un concetto giusto, condivisibile? Guardi, prima ancora che succedesse questo fatto gravissimo, c'era stata già un'affermazione di questo genere che aveva fatto il Papa, non una persona qualsiasi. Io penso che, secondo me, non è azzardato dire che siamo di fronte a una situazione di guerra legata al fatto che ci sono tantissimi conflitti nel mondo e il fatto che il livello di diseguaglianza che si sta determinando nel mondo sta provocando anche elementi di questa natura. E secondo me di fronte a questa complessità e un aumento della complessità bisogna appunto interrogarsi e ragionare di come sia possibile attraverso un'estensione dei diritti e della democrazia affrontare anche problemi di questa natura. Quindi io non credo che sia un azzardo, bisogna avere visione di cosa significa questo e allo stesso tempo essere in grado, dal punto di vista, lo dico, di chi vede il lavoro e il diritto delle persone nel lavoro per poter essere persone, per poter vivere, un punto da cui sostanzialmente ripartire. Buonasera. Buonasera. Prego, prego.
Scusa. Ha fatto la poliziana, ma anche sempre il dialogo, il confronto, e va fatta giustizia nel rispetto delle nostre regole, delle nostre garanzie. Anche oggi in Italia è stata una giornata di polemiche politiche sulla sicurezza, sull'atteggiamento da tenere nei confronti della comunità islamica, una posizione molto forte da parte della Lega. Secondo lei questo tipo di discussione che cosa ci porta? No, io credo che noi dobbiamo condannare, come ho detto, dobbiamo fare giustizia, dobbiamo garantire sicurezza, domani si chiederà il Parlamento, il Ministro degli Interni. Però l'ultima cosa che ci possiamo permettere di fare è di reagire anche solo con una parola, usando i loro metodi, usando la scomunica, la condanna reciproca. Questi sono terroristi che hanno ucciso, e sappiamo che sono stati condannati anche dall'Islam che cerca il dialogo, che vuole l'integrazione. Noi dobbiamo continuare sulla strada, ripeto, dei nostri valori. Se li smentissimo per combatterli, chi li ha combattuti, metteremo un grave errore. Grazie. È qui, la stavo aspettando. Dove è finito? È qui, la stavo aspettando prima. Eccolo là.